Droga, tratto in arresto un pregiudicato di Mazara. Assolta l'ex vice sindaco di Salemi accusata di abuso d'ufficio. Crocetta vince la causa contro Panorama. Emergenza rifiuti in Sicilia, grave la situazione a Mazara. SRR Trapani Sud ha approvato il piano d'ambito. Domani si concludono i festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso. Buon pomeriggio, ben ritrovati al TG8 Informazione. I militari della stazione Carabinieri di Salemi, coadiuvati da un'unità cinofila del nucleo di Palermo Villa Grazia, a seguito di perquisizione domiciliare, rinvenivano presso l'abitazione di Carmelo Armata, 30 anni, pregiudicato di Salemi, una vera e propria piantagione di marijuana con 112 piante in totale. Il tutto avrebbe fruttato ad Armata circa 20.000 euro se fosse stato immesso sul mercato. Il materiale veniva posto sotto sequestro e il proprietario tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione su disposizione dell'autorità giudiziaria. A seguito di perquisizione domiciliare è stato tratto in arresto a Mazara un pregiudicato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, coltivazione di marijuana e detenzione illegale di arma da fuoco. Sentiamo. Ieri pomeriggio, nell'ambito di un'operazione di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, personale della squadra Pegaso della sezione investigativa del commissariato di Mazara ha proceduto ad effettuare una perquisizione domiciliare personale a carico di Vito Quinci, mazarese di 38 anni, pluripregiudicato per gravi reati in materia di sostanze stupefacenti, condannato in via definitiva a 18 anni e 10 mesi di reclusione, attualmente ammesso al regime di detenzione domiciliare. Da diversi giorni veniva controllata con servizi di appostamento ed osservazione l'abitazione del soggetto, in quanto vi era il sospetto che esercitasse una massiccia attività di spaccio di sostanze stupefacenti. In tale ottica, pertanto, nel pomeriggio di ieri il personale si è recato presso l'abitazione del Quinci. La perquisizione effettuata ha avuto esito positivo, in quanto ha permesso di rinvenire i seguenti oggetti ritenuti pertinenti al reato: un fucile da caccia calibro 12 illegalmente detenuto e di ignota provenienza, 6 bottiglie da un litro cada una di metadone cloridrato, 1 kg circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed oggetti strumentali al confezionamento di dosi, circa 12 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, 10 piante di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed attrezzature per la coltivazione, un'apprezzabile somma di denaro ritenuta provento dell'attività delittuosa. Conseguentemente Vito Quinci è stato tratto in arresto in quanto ritenuto nella flagranza dei reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, illecita coltivazione e produzione di sostanza stupefacente del tipo cannabis indica e detenzione illegale di arma da fuoco. Come da disposizione impartita dal PM di turno, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale San Giuliano di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa del giudizio di convalida. Non conosce battute d'arresto l'opera di repressione condotta dai poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Castelvetrano nei confronti dei soggetti sottoposti ad obblighi. Nelle maglie dei controlli è caduto questa volta un giovane di recente sottoposto agli arresti domiciliari, misura cautelare che l'uomo stava espiando presso la propria abitazione. Sono così scattate le manette per Daniele Sabani, classe 1994, noto pregiudicato gravato da numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Espletate le formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Marsala, l'arrestato è stato associato dapprima presso la casa circondariale San Giuliano di Trapani e di seguito all'udienza svoltasi con rito direttissimo nella giornata di ieri, nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da espiare presso l'abitazione familiare. Martedì scorso una giovane denunciava alla stazione Carabinieri di Castelvetrano di essere stata poco prima derubata del suo tablet mentre si trovava all'interno di un negozio intenta a chiacchierare con la proprietaria, sua amica. Il furto sarebbe avvenuto approfittando di un attimo di disattenzione della vittima e della titolare mentre il tablet era appoggiato sul bancone. Dopo pochi minuti un giovane di 18 anni veniva rintracciato e identificato, condotto in caserma non senza alcun
alcuna difficoltà per la resistenza ai ripetuti spintoni dello stesso che cagionavano lesioni ai militari operanti. Su disposizione del PM competente della Procura di Marsala è stato dichiarato in stato di arresto e veniva tradotto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Il GIP di Marsala disponeva la liberazione senza fissazione di ulteriori obblighi in attesa del procedimento penale. Entra nel vivo a Marsala il processo per fatti di droga a carico di 17 persone. Sentiamo. Con la richiesta di ammissione delle prove è entrato nel vivo davanti al giudice monocratico Chiaramonte un processo per fatti di droga denominato Angileri Gisella più 16. Accusa e difesa si sono scontrate soprattutto sulle intercettazioni, molte delle quali per i legali inutili. E per questo il PM si è impegnato a fare una selezione. Gli imputati sono quasi tutti marsalesi, l'accusa per molti di loro è di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Alcuni invece sono accusati di favoreggiamento ai presunti spacciatori, parecchi nomi già noti alle cronache. Alla sbarra sono infatti Gisella Angileri, Giusy Emanuela Angileri, Salvatore Giorgio Buffa, Diana Romina Buffa, Giuseppe De Marco, Salvatore Ciaramida, Giovanni Piero Casano, Daniele Marino, Giacomo Catalano, ancora Ignazio Monti, Vincenza Gerardi, Marcella Pizzo, Mariana Marino, Nicolò Titone, Alessia Angileri ed i palermitani Daniele Testagrossa e Giuseppe Tinnirello. Un altro marsalese coinvolto nel procedimento, Alfredo Energico, non fu rinviato a giudizio in quanto già giudicato per gli stessi fatti. Fra i legali impegnati nella difesa dei 17 imputati, gli avvocati Francesca Frusteri, Duilio Piccione, Gabriele Pellegrino e Giacomo Frazzitta. I fatti contestati dall'accusa sono relativi al 2012. Il Tribunale del Riesame conferma le accuse mosse agli indagati dell'operazione Affari Sporchi. I reati contestati ai 32 indagati vanno dall'associazione per delinquere alla corruzione aggravata, bancarotta fraudolenta, abuso d'ufficio, intestazione fittizia di beni, fino alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Quasi tutti gli imputati arrestati rimangono in carcere. Solo Emanuele Asta ha ottenuto i domiciliari e Francesca Cruciata invece è stata scarcerata. Continua a rimanere in carcere anche l'ex vice sindaco di Alcamo, Pasquale Perricone, assieme a Girolama Maria Perricone, sua parente, e Marianna Cottone, mentre resta ai domiciliari Mario Giardina. Asta si è avvalso della facoltà di non rispondere. Al contrario, ha reso dichiarazioni spontanee Francesca Cruciata, ammettendo l'esistenza di corsi di formazione fantasma. Ecco la replica di Vittorio Sgarbi alla sentenza della Corte dei Conti per gli incarichi ritenuti irregolari conferiti a Salemi durante il mandato di sindaco. Da Corte dei Conti, scrive Sgarbi, sentenza basata su presupposti falsi. Incarichi solo a esperti di conclamata professionalità. La Corte ingannata dalla relazione di una prefettura, quella di Trapani, ostile, disinformata e prevenuta. Bastava cercare i riscontri negli atti del Comune. Farò ricorso. È una sentenza che nega i fatti. Assolta a Marsala l'ex vice sindaco di Salemi, Antonella Favuzza, era accusata di abuso d'ufficio. Sentiamo. Il Tribunale di Marsala ha assolto l'ex vice sindaco di Salemi, Antonella Favuzza, dall'accusa di abuso d'ufficio perché il fatto non costituisce reato. Il PM invece aveva chiesto un anno di reclusione. L'ex vice di Vittorio Sgarbi era accusata di aver autorizzato nel marzo 2011 una serata danzante all'hotel Villa Mocarta, che per l'accusa invece non era autorizzata dalla questura per le feste con musica. L'indagine è stata svolta dai carabinieri. A difendere la Favuzza sono stati gli avvocati palermitani Giovanni Mannino e Claudio Gallina Montana. Dopo la lettura della sentenza, l'avvocato Mannino ha dichiarato: «Con il collega Gallina Montana abbiamo sostenuto che il fatto di aver autorizzato la serata danzante non comportava un abuso d'ufficio, in quanto in primo luogo ciò rientrava nei poteri di polizia amministrativa del sindaco o del suo vice in quanto atto urgente. Poi ciò non ha procurato alcun vantaggio economico né al vice sindaco né a chi ha organizzato la serata di carnevale. Noi quindi abbiamo sostenuto che il vice sindaco poteva concedere l'autorizzazione, come accade in casi di necessità ed urgenza, e poi perché il locale aveva l'agibilità già dal 2007.
Condannato il settimanale Panorama per l'articolo contro Crocetta dal titolo Le amicizie pericolose del presidente. Sono stati condannati il direttore responsabile di Panorama, Giorgio Mulè, e l'autore dell'articolo, il giornalista Antonio Rossitto, in seguito alla querela sporta dal presidente Crocetta per le notizie calunniose pubblicate dal settimanale in merito a presunte relazioni e frequentazioni con soggetti mafiosi dell'allora candidato Crocetta alle amministrative che avrebbero agevolato la sua elezione a sindaco della città nissena. Il giudice di Milano, la dottoressa Guadagnino, ha condannato sia Mulè che Rossitto alla pena di 800 euro di multa e al pagamento di una provvisionale di 45.000 euro a favore delle tre onlus indicate dal presidente Crocetta, difeso dall'avvocato Vincenzo Lorè. Le onlus sono Biagio Conte, la parrocchia Santa Lucia di Gela e l'associazione antiracket Gaetano Giordano di Gela, condannati anche al pagamento delle spese legali per un importo pari a 9.000 euro. Continua a far parlare l'emergenza rifiuti in Sicilia. Dopo la visita al prefetto di ieri, il sindaco di Mazara dichiara la situazione è grave. Sentiamo. Abbiamo espresso al prefetto di Trapani tutte le nostre preoccupazioni per una situazione rifiuti che ha raggiunto ormai soglie di drammaticità elevate. Unitamente ad altri sindaci del territorio abbiamo inoltre rappresentato al prefetto l'irragionevolezza dell'ordinanza del presidente della regione che non ci consente di conferire la quantità ordinaria di spazzatura nella discarica Borranea di Trapani. Lo ha detto il sindaco della città di Mazara, Nicola Cristaldi, dopo la riunione di ieri in prefettura con il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco. All'incontro con il rappresentante del governo nazionale in provincia hanno partecipato, oltre al sindaco Cristaldi, i sindaci di Castelvetrano Felice Errante, di Campobello di Mazara Giuseppe Castiglione e di Petrosino Gaspare Giacalone. Erano presenti inoltre i consiglieri di maggioranza dell'amministrazione di Mazara del Vallo ed anche Francesco Salone, consigliere comunale di Trapani che segue attentamente la vicenda rifiuti. Al termine dell'incontro con il prefetto, il sindaco Cristaldi e la delegazione proveniente da Mazara del Vallo, composta dai consiglieri Caruso, D'Annibale, Pernice e dal vice sindaco Silvano Bonanno, si è intrattenuta con i vertici tecnici della Trapani Servizi, che gestisce la discarica Borranea di Trapani, appositamente convocati in prefettura dal prefetto Falco. La Trapani Servizi, ha aggiunto il primo cittadino, ha assicurato una corsia preferenziale per il conferimento dei rifiuti che giungeranno in discarica dopo il pretrattamento ad Alcamo. In queste ore, ha concluso Cristaldi, stiamo verificando la possibilità di incrementare il flusso di rifiuti da far conferire nel centro di trasferenza di Alcamo per il pretrattamento, ma ogni nostro sforzo sarà reso vano se dalla regione non ci autorizzeranno ad un maggior conferimento in discarica. E in prefettura era presente anche il consigliere Giampaolo Caruso, che ha rilasciato questa dichiarazione. In questo momento la nostra città vive ore al limite della sopportazione. Mi riferisco all'emergenza rifiuti che è sotto gli occhi di tutti, ma è bene che i cittadini, tutti quanti voi, sappiate come stanno le cose. In questo momento la città di Mazara del Vallo, poco più o poco meno, produce circa 80 tonnellate di rifiuti al giorno e possiamo conferire in discarica, secondo le ultime stime, circa 57 tonnellate al giorno. La domanda nasce spontanea: i restanti rifiuti, che cosa dobbiamo farne? E questa domanda non ce la siamo soltanto posta noi come amministrazione comunale, che abbiamo l'unica competenza di poter raccogliere la spazzatura. La domanda l'abbiamo fatta a chi ne ha competenza, dal Presidente della Regione, al Prefetto, al Ministero dell'Ambiente, al Governo nazionale. Non c'è ancora stata data una risposta esauriente. Il problema è, e la verità è, che non si sa dove devono essere portati questi rifiuti, perché la Sicilia ne è completamente satura. La situazione di Mazara del Vallo è lo specchio della situazione siciliana. La situazione della politica della Sicilia e quindi della politica regionale è lo specchio dell'incapacità di risolvere i problemi, perché molto probabilmente non se ne ha l'esatta percezione così come ce l'abbiamo noi. Viviamo momenti di tremenda tensione e sotto gli occhi di tutti che abbiamo dovuto temperare anche a momenti particolari di tensione. Sapete che sono stati incendiati dei cassonetti in varie zone della città, sono stati registrati piccoli tafferugli e fortunatamente possiamo ancora in questo momento parlare di piccole cose, ma ovviamente sono avvisaglie di grandi cose. Abbiamo bisogno che la politica regionale risponda alla nostra domanda: se produciamo 80 tonnellate
tonnellate di rifiuti e voi riuscite a farcene conferire tra 40 e 50, 55 all'incirca, il resto dove dobbiamo metterlo? Se il sindaco ha competenza solo ed esclusiva di poterli raccogliere e la regione ha l'esclusiva competenza di assegnare discariche che possano completamente rispondere alle nostre esigenze, nel momento in cui c'è un gap in merito al conferimento, chi dovrà rispondere a queste domande? Non certo il sindaco di Mazara del Vallo, sicuramente il presidente della regione. C'è poi il problema della coda dei camion in discarica. A questo ovviamente si aggiunga che ci sono dei tremendi ritardi nel conferimento anche di quelle poche tonnellate che possiamo conferire perché autorizzati a conferire. I ritardi significa che arrivano i nostri camion davanti alle discariche e sono costretti a dover aspettare pieni in file che durano da 3 a 7 giorni. Capite bene che avendo i camion pieni di fronte alle discariche non possiamo avere un numero sufficiente di camion vuoti che vengano a prendere la spazzatura, oltre a quella giornaliera, quella che giustamente è ancora giacente sul nostro territorio. Questa situazione è diventata veramente aberrante e non possiamo più subire una politica che è frutto probabilmente anche di un menefreghismo che non si può trasformare in qualcosa che deve essere subito da una popolazione come quella di Mazara del Vallo, ma mi permetto di dire da tutti i siciliani. C'è bisogno di riscoprire un pochettino di orgoglio, c'è bisogno di alzare la testa, noi da qui lo stiamo facendo e continueremo a farlo, quanto prima andremo alla regione a battere i pugni nelle sedi che contano. Il gruppo del Movimento 5 Stelle all'ARS con il deputato mazzarese Sergio Tancredi, primo firmatario, ha presentato un'interrogazione al presidente della regione Rosario Crocetta e all'assessore all'energia e ai servizi di pubblica utilità Vania Contrafatto, chiedendo chiarimenti in merito alla situazione lavorativa dei dipendenti della Belice Ambiente S.p.A. dopo il fallimento della società. Infatti, qualche giorno fa il Tribunale di Sciacca ha respinto la richiesta di una proroga per la presentazione del concordato preventivo da parte del commissario liquidatore della Belice Ambiente, Nicola Lisma, rendendo molto concreta la possibilità che la società venga dichiarata fallita. In questo caso, gli oltre 300 dipendenti della Belice Ambiente rischierebbero il licenziamento. Il giudice si deve pronunciare lunedì prossimo, ma è probabile un rinvio. A firmare l'interrogazione chiedendo risposta scritta e urgente al governo regionale sono stati tutti i deputati regionali e del Movimento 5 Stelle. E mentre si attendono notizie dal Tribunale di Sciacca circa un possibile fallimento di Belice Ambiente, ieri è stato approvato il piano d'ambito della SRR Trapani Sud. Sentiamo. Svolta significativa nel lato TP2 gestito dalla Belice Ambiente. I 324 dipendenti, se il giudice di Sciacca non decreterà nel corso dell'udienza di lunedì il fallimento della società, possono trasferirsi nella SRR Trapani Sud, costituita dagli 11 comuni soci della Belice Ambiente. Ieri lo strappo del lato TP2. In mattinata si è svolta l'assemblea degli 11 sindaci che hanno approvato il piano d'ambito della SRR Trapani Sud. Nel pomeriggio il consiglio di amministrazione della SRR, composto dal presidente, il sindaco di Santa Ninfa Giuseppe Lombardino e dai consiglieri Giuseppe Castiglione, sindaco di Campobello di Mazara, e dal sindaco di Petrosino, Gaspare Giacalone, ha approvato l'atto trasmesso dall'Assemblea che in serata con una PEC è stato trasmesso al Dipartimento dell'Energia della Regione Siciliana che dovrà dare il via libera. L'approvazione del piano d'ambito, che è uno strumento di programmazione e pianificazione nel lato di riferimento, redatto alla luce delle indicazioni del piano regionale di gestione dei rifiuti, è volto a definire il complesso delle attività necessarie a garantire la gestione integrata dei rifiuti urbani, come prevede l'articolo 10 della legge regionale numero 9 del 2010. Non sarebbero sorti problemi nel corso dell'assemblea dei sindaci. Il presidente del CDA Lombardino si dichiara soddisfatto. È stata portata a termine un'operazione che darà risvolti positivi in tutti i comuni per la gestione dei rifiuti. Non appena la regione prenderà visione del piano d'ambito, che già comunque conosce, ci sarà il distacco dal lato TP2 Belice Ambiente perché ogni comune ha già votato il proprio ARO, ambito di raccolto ottimale, e come ho già sentito tutti i comuni hanno indetto le proprie gare d'appalto provvisorie per affidare il servizio. Il mio comune, continua Lombardino, il prossimo 22 luglio aprirà le buste per affidare il servizio per 6 mesi, in attesa che venga svolta la gara di appalto con l'Urega, come prevede la legge, ma che si perderebbe molto tempo per lo svolgimento del servizio. La SRR Trapani Sud, ricordiamo, non è un ente gestore, ma ha compiti di carattere generale.
Il Consiglio Comunale di Campobello di Mazara ha approvato la presa d'atto del piano di intervento del Comune nell'Aro e il PEF, piano economico-finanziario, per l'appalto settennale tramite Urega del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti differenziati e indifferenziati. Cambiamo argomento. Dall'inizio del nuovo anno si registrano dati in aumento sul numero di stranieri presenti in provincia di Trapani. In testa la città di Marsala con il maggior numero di residenti stranieri, seguita da Mazara e Trapani. Sentiamo. Sono in crescita i cittadini stranieri che vivono in provincia di Trapani. Gli ultimi dati Istat aggiornati al 1 gennaio 2016 ci dicono che fra le città trapanesi è Marsala la città con il maggior numero di residenti stranieri con 3.194 persone, seguita da Mazara del Vallo con 2.949, Trapani con 2.382, al quarto posto si piazza la città di Alcamo con 1.674, seguita da Castelvetrano 1.430, Castellammare del Golfo 1.108, e Campobello di Mazara con 1.060. In totale in provincia di Trapani gli stranieri residenti al 1 gennaio 2016 sono 18.187 e rappresentano il 4,2% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, con il 30,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio provinciale, seguita dalla Tunisia 29,5% e dal Marocco con il 5,8%. Per quanto riguarda i dati delle singole città, a Marsala la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania, con il 32% di tutti gli stranieri presenti, seguita dalla Tunisia 25,3% e dalla Repubblica Popolare Cinese 7,3%. Gli stranieri residenti a Mazara del Vallo al 1 gennaio 2016, come abbiamo detto, sono 2.949 e rappresentano il 5,7% della popolazione residente. Nella città del Satiro, però, la comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Tunisia, con il 74,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Romania 6,4% e dal Marocco 3,1%. Gli stranieri residenti a Trapani al 1 gennaio 2016 invece rappresentano il 3,5% della popolazione residente. La comunità straniera più numerosa è anche qui quella proveniente dalla Romania, con il 33,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dalla Tunisia 8,2% e dal Marocco con il 7%. Canone Rai in arrivo in bolletta, la prima rata, sentiamo. È in arrivo la prima rata del canone RAI in bolletta. Sono tante adesso le domande degli italiani. L'Agenzia delle Entrate risponde a tutte e anche alle richieste di chiarimento sul pagamento che, per la prima volta, sarà in bolletta elettrica con la prima rata da 51,03 euro. La prima domanda è cosa fare in caso di una nuova utenza elettrica e soprattutto da quanto è addebitato il canone. Il canone, risponde l'Agenzia delle Entrate, è addebitato dal mese di attivazione della fornitura. L'addebito avverrà nella prima fattura elettrica utile, dove sarà addebitate anche le rate già scadute. Se il televisore, per esempio, era posseduto prima dell'attivazione dell'utenza, l'eventuale importo con l'addebito deve essere pagato attraverso il modello F24. In merito invece al canone solo su bolletta della casa di residenza, l'agenzia ricorda a chi è titolare di un'utenza elettrica residente e di un'utenza elettrica non residente che il canone è addebitato solamente sull'utenza di tipo residenziale. In caso di due bollette da residenti con due addebiti, cosa fare? Se titolari di due utenze elettriche residenziali e ci si deve quindi addebitare il canone due volte, le entrate spiegano che non si dovrebbe essere titolari di più di un'utenza elettrica di tipo domestico residenziale. In ogni caso, l'agenzia suggerisce di verificare che i riferimenti anagrafici e il codice fiscale dei due contratti siano aggiornati. E se marito e moglie di due utenze ma della stessa famiglia, quante volte pagano? Il canone, sottolinea sempre l'Agenzia delle Entrate, è dovuto una sola volta per famiglia anagrafica. Per evitare però il doppio addebito, è necessario compilare il quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale da addebitare. Ultima domanda, in caso di nuova utenza elettrica ma niente TV, come evitare l'addebito? Bisogna compilare il quadro A della dichiarazione sostitutiva, spiega l'agenzia, ed inviarlo entro il mese successivo a quello di attivazione della fornitura, mentre se si cambia il gestore bisogna comunicare, in caso di switch, all'impresa elettricità ai fini dell'addebito senza specificare nulla e le rate saranno addebitate dalle due imprese elettriche secondo i periodi di relativa competenza. Alla quinta edizione di Blue Sea Land parteciperanno i paesi di lingua portoghese di Angola e Mozambico. Sentiamo.
Anche paesi di lingua portoghese parteciperanno alla quinta edizione di Blusiland, l'expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo, Africa e Medio Oriente, che si svolgerà dal 5 al 9 ottobre a Palermo e Mazara del Vallo e che avrà come tema il cluster dei distretti e di Blue Economy come strumenti di prevenzione dello spreco alimentare. È il caso della Repubblica Angolana e del Mozambico, due ex colonie portoghesi. Il presidente del distretto della pesca e crescita blu, Giovanni Tumbiolo, ha infatti incontrato presso la sede della FAO a Roma il ministro della pesca dell'Angola, Victoria Barrios Neto, il vice ministro della pesca del Mozambico, Enriquez Bongece, l'ambasciatore Maria Manuela dos Santos Lucas ed il direttore generale della pesca mozambicana, Claudia Thomas. Nel corso degli incontri si è discusso della possibilità di avviare una cooperazione fra il distretto e i due paesi dell'Africa meridionale nei campi della ricerca ed innovazione nella filiera ittica, secondo i principi della Blue Economy, la filosofia produttiva portata avanti in questi anni dal distretto della pesca siciliano. Dopo anni di guerre civili, oggi, dopo più di 20 anni di pace ed un'economia sempre più crescente e stabile, l'Angola ed il Mozambico si posizionano nei primi posti delle graduatorie africane, sia per livelli di crescita che per la qualità della vita. Paesi dai mille volti, mille colori e mille culture, l'Angola ed il Mozambico sono estremamente multietnici e con migliaia di chilometri di spiagge incontaminate dove vige una grande sensibilità verso la conservazione dell'ambiente sia marino che terrestre, luoghi ideali per sviluppare progetti di Blue Economy. I festeggiamenti in onore della Madonna del Paradiso si concludono domani. A Mazara ancora una volta è prevista un'affluenza di fedeli molto numerosa. L'effigie della Madonna farà ritorno nella sua chiesa. La processione partirà dalla cattedrale. L'itinerario via Santissimo Salvatore, lungomare Mazzini, piazzale Quinci, Molo Caito, piazza Regina, via Gian Giacomo Adria, via Vittorio Veneto, via e piazza Madonna del Paradiso. La processione sarà preceduta dalla celebrazione eucaristica alle 19. In cattedrale. L'Automobile Club d'Italia con un testimonial d'eccezione, Francesco Mandelli, lancia lo spot Molla sto telefono, guarda la strada, una campagna di sensibilizzazione per la sicurezza stradale contro le distrazioni alla guida legate all'uso dello smartphone e che si rivolge principalmente ai giovani tra i 18 e i 29 anni. Vediamo. Oh, socio, guarda la foto che mi ha mandato Sonia. Vediamo. Ma l'ho già vista, l'ha mandata anche a me. Dai, raga, facciamoci un selfie. 3, 2, 1. Nella splendida cornice del Baio Gazze Rosse di Mazara è stata inaugurata il 9 luglio scorso la mostra personale di Giacomo Cuttone, Uscire dalla notte, quasi un'utopia. La mostra, curata dall'architetto Sabrina Caradonna, è inserita nell'ambito della rassegna Canto del Mar Robbio, estate alle Gazze Rosse 2016. Ha aperto la mostra con un intervento critico il poeta filosofo Antonino Contigliano. La mostra si potrà visitare esclusivamente nelle serate in cui sono previsti eventi, e cioè il 31 luglio, il 10, il 19, il 26 agosto e infine il 2 settembre. Un vivo e sincero compiacimento per le vostre nozze d'oro a nome personale dell'intera città di Mazara del Vallo. E questo è il messaggio del sindaco di Mazara, Nicola Cristaldi, indirizzato a Matteo Marrone, ex concessionario Ford e Fiat, e Patrizia Compagno, che oggi festeggiano insieme ai 3 figli, parenti e amici 50 anni di matrimonio. Auguri anche da Tele 8. Oggi alle 18.30 al convento del Carmine di Marsala si inaugura la mostra di Alessandro Bazan dal titolo Divagante. Per l'occasione il clarinettista Giovanni Mattaliano accoglierà gli ospiti con un omaggio al mondo del jazz con brani originali di sua composizione. La mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre.
Domani si svolgerà il 7° Memorial Vittime delle Stragi di Via D'Amelio, un torneo di calcio organizzato dal locale presidio di Libera Vito Pipitone, guidato da Davide Piccione. In ricordo dell'ex procuratore della Repubblica di Marsale e della sua scorta si affronteranno 3 squadre composte da magistrati, avvocati, carabinieri, poliziotti, ospiti degli SPRAR ed altri membri della comunità. L'appuntamento è allo stadio municipale Nino Lombardo Angotta di Marsala alle ore 18:30. Conto alla rovescia per la rappresentazione de Lo Stato d'Assedio di Albert Camus, che verrà portato in scena a Marsala oggi e domani alle ore 21:15 nell'anfiteatro antistante il giardino d'infanzia Guido Baccelli in viale Whitaker. Si tratta del nuovo spettacolo del TAM, Teatro Abusivo Marsala, che è già stato presentato in anteprima il 25 giugno a Palazzo Fici. Si discute di welfare con 2 appuntamenti, oggi a Trapani e domani a Mazara. L'incontro con Johnny Dotti, imprenditore sociale e pedagogista, è stato organizzato dalla cooperativa sociale Vivere Con di Mazara del Vallo. Per chi vive sul campo ogni giorno come noi le emergenze sociali, è necessario ogni tanto fermarsi e riflettere sul senso del servizio svolto e prendere consapevolezza dei cambiamenti in atto, dice Giuseppe Sieli, presidente della cooperativa Vivere Con. All'incontro ci saranno gli interventi di Chiara Giaccardi e Mauro Magatti, sociologi dell'Università Cattolica di Milano. Passiamo allo sport. L'ASD Folgore Selinunte rende noto di aver perfezionato l'ingaggio dei calciatori spagnoli Ghille Lara, Iago Lopez e Agustín Colombo. Originario del comune andaluso di San Roque, Ghille Lara è un portiere classe 1996, cresciuto calcisticamente nella cantera del FC Barcelona. Nella passata stagione ha difeso i pali del club deportivo iosetense nella seconda Division B. Iago Lopez, nato nel comune galiziano di Monforte de Lemos nel 1993, è un difensore centrale proveniente dalla cantera del Deportivo de La Coruña. Agustín Colombo, classe 1996, è un ala destra cresciuto calcisticamente al FC Palamos in Spagna. Il giocatore arriva dall'Esporte Club Juventude, che milita nella Serie C brasiliana. I 3 giocatori sbarcheranno a Castelvetrano il prossimo 20 luglio e saranno subito a disposizione di Mister Terranova per i test atletici in programma prima dell'avvio della preparazione atletica. E sempre l'ASD Folgore Selinunte aggiunge un altro importante tassello al proprio assetto societario. La società castelvetranese infatti ha assegnato il ruolo di team manager al signor Vincenzo Reina. Nella stagione appena andata in archivio, Reina ha ricoperto lo stesso incarico nel Mazara Calcio. Ed è tutto per oggi, io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.